Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video in cui parliamo del ciclo del carbonio. Il carbonio, che si scrive con la lettera C, compone diciamo la maggior parte, se non tutte, le molecole che compongono gli esseri viventi. Dal punto di vista invece abiotico si divide in terra, aria, acqua. Acqua sotto forma di ioni, che sono ione carbonato, acido carbonato, terra sotto forma di carbonato di calcio e in aria come CO2. Invece dal punto di vista biologico ci sono animali, che diciamo tendono a utilizzare gli zuccheri come fonte di energia. Utilizzando gli zuccheri attraverso la fosforilazione ossidativa producono CO2, oppure sotto forma diciamo anche di acidi grassi. Invece le piante sotto forma di amido stoccano il carbonio, che però sono in grado di fissare dall'atmosfera, no? Quindi usano la CO2 per produrre zuccheri. Il meccanismo dal punto di vista chimico si può scrivere con la formula compatta C6H12O6, che con qualsiasi zucchero esoso, più O2, in realtà 6O2, più produce 6 CO2, 6 molecole di CO2, 6 molecole d'acqua. Questo vale per gli animali. Come se fosse una combustione, loro utilizzano l'esoso e rilasciano CO2 nell'aria. Al contrario, le piante fanno l'opposto di giorno, quindi prendono dall'aria la CO2 e la convertono sotto forma di zuccheri, che stoccano sotto forma di amido, che usano durante la notte, che rilascia CO2 nell'aria, quindi fanno entrambe le cose le piante. Quindi c'è un incessante scambio fra animali e piante dal punto di vista biologico di CO2. Le piante poi vengono mangiate da animali, che possono essere erbivori, erbivori e carnivori. E qui si chiude il ciclo, che se c'è decomposizione incompleta, come è successo molto tempo fa, si producono i combustibili fossili. Altrimenti adesso ci sono molti più decompositori, per cui i decompositori decompongono tutto e riportano, diciamo, all'aria di nuovo la CO2. Poi invece ci sono due pool, la terra, che è trascurabile, e l'acqua, che diciamo che è molto in rapporto con l'aria. Ma quindi i decompositori sono un po' fuori da questo ciclo in realtà. Diciamo di sì dal punto di vista del ciclo, anche se dal punto di vista biologico sono importanti. Comunque i combustibili fossili costituiscono un pool, diciamo, che chiude questo ciclo, che attraverso la sua combustione, anche senza i decompositori, può ridonare CO2 all'aria, per cui il ciclo sarebbe concluso. Quindi l'assenza di decompositori provoca una decomposizione incompleta con la formazione dei combustibili fossili, come ad esempio il carbone. E per quanto riguarda il carbonio contenuto nelle rocce, prima ho detto che è trascurabile perché il suo rilascio è relativamente lento, diciamo. In media il tempo di turnover di un atomo è di 10 alla 8 anni, con un 50-50 di probabilità che questo atomo finisca in mare, nell'atmosfera, oppure in un organismo. Però noi, quando bruciamo, diciamo, grandi quantità di combustibili fossili, sovraccarichiamo il pool dell'aria, immettendo molta CO2 extra nel sistema di questo ciclo, che, come per quello dell'azoto, si tratta di un ciclo perfetto, un ciclo biogeochimico perfetto. Ma questo in realtà che cosa comporta? Innanzitutto, come penso sappiano tutti, un effetto serra amplificato. Diciamo che la Terra quindi ha una sua atmosfera e la CO2 è un gas serra, perché essendo una molecola planare è in grado di assorbire la radiazione luminosa sotto forma di energia. È come una molla, diciamo, la molecola si allarga e si stringe i suoi doppi legami e rimanda indietro l'energia e la fa rimbalzare all'interno del sistema Terra, dell'atmosfera. Quindi ovviamente aumenterà la temperatura media sulla superficie terrestre. Questo ormai l'abbiamo visto. E quindi l'energia rimbalzerà, tornerà indietro come una molla, avanti, indietro, avanti. Soprattutto all'equatore si vedranno maggiori cambiamenti, l'acqua evaporerà più in fretta, creando correnti ascensionali più forti e nubi più grandi, che andranno ovviamente più lontano. Quindi cosa succede dal punto di vista, diciamo, della superficie terrestre? Dall'equatore si alzano grandi quantità di nubi, che generalmente andranno nelle zone subtropicali. In realtà queste andranno più lontano, le zone subtropicali soffriranno di siccità e quindi ci sarà comunque sempre un'amplificazione dei fenomeni. Dove pioverà di più. Questo dovuto a un aumento dell'energia libera. Ovviamente un aumento della CO2 nell'aria provoca anche altre conseguenze. Noi sappiamo che ci sono i pool dell'aria con la CO2 e dell'acqua con HCO3- e CO32-. Sono ioni carbonato e carbonato acido. L'aumento della pressione della CO2 provocherà un discioglimento di questa nell'acqua, quindi con formazione di acidificazione degli oceani e di piogge acide, e un aumento dei due ioni, carbonato e carbonato acido.
Ovviamente questo processo, se esasperato, porterà a conseguenze che poi sconvolgeranno il mondo biologico per come lo conosciamo, con una perdita di biodiversità grande. In ambito marino si sa che le barriere coralline soffrono sia per la temperatura alta che per l'acidificazione degli oceani, perché in ambiente acido il carbonato di calcio, che compone lo scheletro dei coralli, tende a sciogliersi e quindi loro fanno più fatica a crearlo. Questo è uno dei motivi per cui in un acquario marino bisogna tenere il pH stabile. I coralli, come le piante, di notte producono CO2 perché respirano, acidificando l'acqua. Nel mare la loro produzione è ovviamente trascurabile, in acquario no. Difatti, io nell'acquario che sto facendo, se non l'avete visto andate a vedere il video, utilizzerò un reattore di alghe che praticamente sarà spento quando in vasca ci sarà luce e viceversa, in modo tale che quando i coralli producono CO2 di notte, l'alga produce O2 perché per lei è giorno, mantenendo così il pH più stabile. E ora si chiude questo video dicendo che il ciclo del carbonio noi lo viviamo tutti i giorni, ad ogni respiro. Bisogna solo cercare di avere più cura di ciò che si ha, trovando un modo per preservarlo.